Il carro armato Sherman M4 nasce dalla necessità di costruire un carro alleato che tenga testa ai potenti panzer dell'esercito tedesco. Con uno straordinario sforzo di produzione industriale di massa, verranno prodotti più Sherman di tutti i carri armati tedeschi messi insieme. Grazie a filmati originali e ricostruzioni a colori, vi racconteremo la storia dello Sherman, veloce e affidabile, ma con un difetto gravissimo. La sua corazza non è capace di resistere ai cannoni veloci tedeschi che dovrà affrontare in guerra. La nostra blindatura non era spessa nemmeno la metà di quella dei carri armati tedeschi. I loro cannoni ad alta velocità la tagliavano come fosse stata di burro. I tedeschi coniano un soprannome per lo Sherman. Lo chiamavano Ronson, come nella pubblicità degli accendini che diceva uno scatto e prende fuoco. Gli Sherman tuttavia daranno un contributo fondamentale alla vittoria degli alleati in Normandia. E dopo alcune delle battaglie più dure tra carri armati durante la Seconda Guerra Mondiale, guideranno la controffensiva per annientare l'esercito tedesco a ovest. Il carro armato non è un mezzo sviluppato per salvare la vita. È sviluppato per uccidere. Uccidi o sarai ucciso, diceva il motto. I carri armati vengono impiegati per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale dagli inglesi per spezzare lo stallo creatosi nel fronte occidentale. Sono mostri ingombranti e pesanti che si rompono spesso. Negli anni tra le due guerre, i carri leggeri diventano popolari per via della loro velocità e mobilità. Hanno però solo una corazza sottile e cannoni di piccolo calibro. Negli anni 30 i tedeschi iniziano a sviluppare carri armati più pesanti, con blindatura spessa e cannoni più grandi, oltre che una teoria assolutamente nuova su un tipo di guerra mobile e meccanizzata. Nel maggio 1940 Hitler scatena il Blitzkrieg, la guerra lampo contro Francia, Belgio e Paesi Bassi. Nove Panzerdivisionen, veloci, affiancate dalla fanteria, irrompono nella foresta delle Ardenne, attraversano il fiume Mosa e sbaragliano gli eserciti alleati. Tutto in 10 giorni. Il Blitzkrieg indica le operazioni mobili e veloci effettuate dai carri armati e dalla fanteria meccanizzata. Molti eserciti avevano fatto tentativi in questo senso, ma furono i tedeschi a perfezionarlo. L'impatto era psicologico oltre che fisico. Si faceva sentire il nemico sconfitto, oltre a batterlo realmente sul campo. Nel frattempo, negli Stati Uniti, l'esercito è ancora impreparato, ha pochi effettivi e dispone di poche centinaia di carri armati antiquati, risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Ora, dal giorno alla notte, quasi tutti i carri dell'arsenale statunitense diventano obsoleti. Benché l'America sia ancora neutrale, la sua industria si prepara rapidamente alla guerra, iniziando così la trasformazione in quel che sarà chiamato l'arsenale della democrazia. Per raggiungere l'elevato livello di produzione di carri armati, è richiesto all'industria automobilistica di offrire la propria esperienza in management, forza lavoro e produzione di massa. Il presidente della Chrysler Corporation, Keller, risponde alla chiamata e mobilita a Detroit per la guerra. Keller caldeggia la costruzione di una nuova fabbrica di carri armati. Nel giro di un mese, i tranquilli campi di Gran Turco del Michigan diventano una fabbrica che produce carri armati, nota come l'Arsenale di Detroit. Presto, dalla linea di produzione, nasce il carro armato medio M3.
I pianificatori militari vogliono però un nuovo e migliore carro armato per affrontare i panzer tedeschi. Lo staff della Chrysler e gli ingegneri militari iniziano a lavorare su un nuovo motore. Una squadra di progettisti lavora sull'ipotesi di un carro armato dotato di cannone da 75 mm montato su una torretta. Ciò significa progettare una torretta pesante capace di un brandeggio di 360 gradi. Questo nuovo carro armato ha telaio e struttura meccanica simili a quelli dell'M3. Una corazza in acciaio spessa oltre 6 cm e pesa 33 tonnellate con l'attrezzatura completa. I test sul terreno di prova di Aberdeen, nel Maryland, sono un grande successo. Il carro è affidabile, manovrabile e veloce, con una velocità massima di oltre 40 km orari. Nell'ottobre 1941 inizia la produzione del nuovo carro armato. Ufficialmente è noto come M4, ma per tutti è lo Sherman. Alla fine del 1942 i primi Sherman entrano in servizio sia con l'esercito inglese sia con quello americano. Mi piaceva molto. Lo Sherman era un mostro di 33 tonnellate. La prima volta su uno Sherman era un carro armato enorme, con molto spazio all'interno, una vera Rolls Royce rispetto a quello a cui eravamo abituati. Mi impressionò il fatto che avevano 5 motori Chrysler, fatti in modo da poter confluire tutti in un unico albero motore. La maggior parte dell'equipaggiamento americano era decisamente migliore del nostro. Loro avevano la potenza industriale. Pensai che sarebbe stato molto efficace contro il nemico. Ogni Sherman ha un equipaggio di 5 uomini. Il guidatore siede davanti a sinistra. Come pilota di Sherman, avevo un enorme cambio a destra. I pedali erano più o meno gli stessi che in ogni altro veicolo. C'erano acceleratore e frizione, ma niente freno. Al posto del volante c'erano le cloche, come quelle per i videogiochi. Se tiravo quella a destra, il carro armato girava a destra. Se tiravo quella a sinistra, girava a sinistra. Se tiravo entrambe, il veicolo si fermava. Spesso bisognava guidare con il periscopio, si stava con il carro chiuso e non era facile, ma si imparava e basta. Quando non si è in combattimento, pilota e copilota guidano con i portelli aperti. Il resto dell'equipaggio opera dalla torretta. Tre persone stavano nella torretta e credo avesse un diametro di circa 1,5 metri. Stavamo molto vicini l'uno all'altro, diciamo così. E l'unica cosa tra il caricatore e l'artigliere era la culatta del cannone. L'artigliere non aveva molto spazio, poiché a sinistra aveva il cannone e poteva guardare fuori solo attraverso il periscopio. Il comandante del carro diceva dove andare, cosa fare. Io preferivo sempre avere la testa di fuori. Non sopportavo di dover guardare da quel minuscolo periscopio. In aggiunta al cannone principale da 75 mm, sulla torretta trovano posto una mitragliatrice e un cannoncino antiaereo. I proiettili per il cannone principale possono essere perforanti, AP, oppure ad alto potenziale esplosivo, HE. Se il comandante avvistava un obiettivo, mi faceva girare. Io brandeggiavo fino all'obiettivo indicato. Mi diceva, brandeggia a destra, e mi faceva arrivare al punto esatto. Si poteva brandeggiare anche di 360 gradi se non c'era nessuno intorno.
Il nostro brandeggio era splendido, maledettamente veloce. Diceva azione AP o azione HE, così che il caricatore metteva un proiettile perforante oppure uno ad alto potenziale esplosivo. Poi, una volta individuato l'obiettivo, io dovevo prendere la mira, sparare e sperare di colpire l'obiettivo. Lo Sherman è adatto alla guerra corazzata e di movimento. Ora, però, deve mettersi alla prova in battaglia. Lo Sherman diventa una casa per l'equipaggio che deve lavorarci e viverci dentro, spesso per più giorni consecutivi. C'era un grande affiatamento tra i membri dell'equipaggio. Imparavamo a fare affidamento gli uni sugli altri. E così si creava un meraviglioso spirito di corpo. Dormivamo insieme, mangiavamo insieme, combattevamo insieme. Eravamo molto uniti. Conoscevamo i problemi di tutti. Se arrivava una lettera da casa e c'era qualche problema, di solito ne parlavamo insieme. E poi imparavamo i lavori degli altri, perché se fosse successo qualcosa, che ne so, un guasto, il ferimento, la morte di uno di noi, era necessario prenderne subito il posto. Tutte le sere l'equipaggio scava una trincea per la notte. Se avevamo fortuna, scavavamo una buca, ci mettevamo sopra il carro armato e dormivamo sotto, in una sorta di letto comune. Non ci levavamo i vestiti, ma solo gli stivali. Dormivamo là tutti e cinque. Con il tempo, l'equipaggio instaura un rapporto quasi intimo con il carro armato. Chiamavamo il carro come le nostre fidanzate. Per noi era qualcosa da amare. Nel 1943 l'arsenale di Detroit viaggia a pieno regime. 10.000 operai lavorano su tre turni, 24 ore al giorno, 6 giorni a settimana. Ogni veicolo richiede 4.537 singoli pezzi. In totale, 11 fabbriche e centinaia di subappaltatori contribuiscono alla produzione degli Sherman. Alla fine del conflitto, ben 48.000 Sherman saranno usciti dalla fabbrica, il doppio di tutti i carri armati prodotti dai tedeschi. Lo Sherman diviene per tutti il carro armato degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Gli Sherman, però, hanno un grave difetto. Il cannone principale non ha la stessa potenza di quello dei Panzer e la corazza è più sottile rispetto ai rivali tedeschi. Il fuoco di armi leggere, invece, non ha alcun effetto sugli Sherman. L'equipaggio è solitamente protetto dal fuoco della battaglia. Ma il colpo di cannone tedesco ad alta velocità penetra facilmente nella corazza sottile dello Sherman. L'equipaggio ha pochi secondi per uscire prima che il carburante o le munizioni esplodano. Una volta colpiti avevamo ottime probabilità di prendere fuoco come un fiammifero. Dovevamo uscire il prima possibile. Il ricordo di un carro armato in fiamme perseguita ancora molti carristi. Quel fumo nero, veramente nero, con le munizioni che esplodono all'interno del carro, era una visione terrificante. Bruciava molto in fretta. Poi il calore così generato faceva esplodere le munizioni. Il
Se la torretta veniva colpita, il proiettile che entrava iniziava a rimbalzare ovunque. E noi non sapevamo dove andare. Era un disastro. Tutto intorno vedi carne, brandelli di carne. Finché non riuscii più a guardare e pensai, mio Dio, in cosa mi sono cacciato? Avevo solo 22 anni e tutto era eccitante e nuovo. Non pensavo certo che potesse accadere proprio a me. Gli altri erano stati sfortunati. Io invece mi sentivo al sicuro. I progettisti di carri armati dovevano destreggiarsi tra tre caratteristiche principali: mobilità, potenza di fuoco e protezione. Alcuni carri, come il famoso Tigre tedesco, avevano potenza di fuoco e protezione. Al contrario, lo Sherman aveva mobilità, si muoveva veloce ed era ottimo per i campi di battaglia. Gli strateghi inglesi e americani che pianificano l'invasione dell'Europa comprendono la necessità che i mezzi corazzati, una volta sbarcati, precedano la fanteria e spazzino via ogni ostacolo. Viene così prodotta una serie di veicoli corazzati noti come Hobart's Funnies, dal nome del generale inglese che li ha progettati. Ne fanno parte carri armati anfibi con gonne galleggianti, in grado di raggiungere la spiaggia nella prima ondata. Una volta sbarcati, abbandonano i galleggianti. Carri antimine per bonificare il terreno. Carri bulldozer per sgombrare la strada. La maggior parte di questi veicoli si dimostra efficace. Altri sono meno affidabili. Giugno 1944. È l'alba. È il D-Day. L'invasione dell'Europa. I mezzi anfibi sono i primi a sbarcare, 5 minuti prima dell'ora prestabilita, per annullare ogni difesa e agevolare la fanteria. Il mare è agitato e molti dei carri che sbarcano a Omaha Beach affondano. Sulle spiagge dove sbarcano inglesi e canadesi, invece, gli Hobart's Funnies hanno più successo e contribuiscono in modo decisivo alla vittoria. Gli alleati penetrano il vallo atlantico di Hitler, sino ad allora ritenuto inattaccabile. Nei giorni seguenti sbarca un numero enorme di uomini e carri armati. Quando però i tedeschi si riprendono, infuria una tremenda battaglia nota come la Battaglia delle Siepi, a causa delle caratteristiche della campagna della Normandia. Strade lunghe e infossate, boschi fitti, frutteti, tutto rappresenta un problema per i carri armati. Ed è ideale come nascondiglio per i nemici. Non so come mai, ma sorprendentemente i nostri servizi segreti non ci avevano avvertiti delle siepi. E così imparammo ad affrontarle da soli. Non avevo mai pensato che le siepi potessero essere tanto grandi. Quelle che conoscevo io erano alte al massimo 1 metro, quelle invece erano alte 2, 3, 4 metri. Non sapevamo mai cosa avremmo trovato dietro una siepe o un angolo. I tedeschi si gettano anima e corpo nella battaglia. Ben 2 Panzerdivisionen di elite dell'SS vengono chiamate dal fronte russo per affrontare gli alleati intorno a Caen. Thank you.
Alla fine di giugno sono quasi 1 milione gli uomini che si affrontano lungo le linee di battaglia in Normandia. Inglesi e canadesi mantengono la pressione sulla città di Caen. Il risultato, però, è lo stallo. L'arma più temuta dagli alleati è il cannone tedesco da 88 mm antiaereo e anticarro. Se un cannone tedesco da 88 mm puntava uno Sherman da 500 metri o persino da un chilometro, riusciva a colpirlo senza alcuna difficoltà. I cannoni da 88 e da 75 mm erano nettamente superiori a tutto quello che avevamo noi. Non ci sono dubbi in proposito. Nei campi della Normandia, gli Sherman affronteranno la sfida più dura. Il maresciallo Bernard Law Montgomery è il comandante delle forze di terra alleate. È difficile capire cosa si aspettasse Montgomery dalla Normandia, perché a guerra finita disse che era andato tutto secondo i piani, mentre è chiaro che le cose non stavano per niente così. Di certo però aveva un'idea generale delle operazioni, quindi voleva piazzare l'esercito inglese intorno a Caen per attrarre i corazzati tedeschi e permettere così agli americani di contrattaccare dall'altro lato della Normandia, a ovest. Ci sarebbero state diverse battaglie per creare le condizioni giuste per il contrattacco dalla Normandia. Battaglie per sfiancare i tedeschi e per bloccare i loro mezzi corazzati. Centinaia di Sherman inglesi si raccolgono oltre il fiume Orn per il grande assalto di Montgomery, il 18 luglio. Nome in codice, Goodwood. L'assalto inizia all'alba, con un massiccio bombardamento aereo da parte di velivoli americani e inglesi. È uno dei raid aerei di supporto terrestre più micidiali dell'intera guerra. La prima cosa che vidi fu quell'enorme flotta aerea. Non avevo mai visto né immaginato niente di simile. Centinaia e centinaia di bombardieri. Non erano molto in alto e li vedevo tutti bene, distinguendone i contrassegni e persino i vari equipaggi. Con quel terribile bombardamento a tappeto ci sentivamo assolutamente invincibili. Era decisamente meglio stare da questa parte piuttosto che dall'altra, dove piovevano bombe. Non possiamo perdere, non resterà niente dopo. Tra poche settimane saremo in Germania, è questo che ci veniva detto. Il bombardamento aereo sgomenta i tedeschi. Carri armati Tigre da 60 tonnellate vengono lanciati in aria come scatole di fiammiferi. Alle 8:30 del mattino gli Sherman inglesi avanzano in mezzo alla polvere e al fumo. Avanzano quasi senza interruzione per alcuni chilometri. Non trovammo nulla, nessuna resistenza. Pochi tedeschi vagavano qua e là, ma erano traumatizzati dal bombardamento e molti erano feriti. Ci fermavamo e ne curavamo qualcuno, dando loro morfina e cose del genere. Poi proseguivamo indisturbati. Pensai che saremmo andati così per sempre. Dopo alcune ore gli inglesi sono in aperta campagna. Mentre i tedeschi si riprendono, i carri armati inglesi diventano un facile obiettivo. Eravamo in campo aperto, perciò dovevamo andarcene alla svelta. In attesa degli inglesi non c'erano solo i temuti cannoni da 88 mm, ma anche Panzerdivisionen ben nascoste, con corazze e cannoni più pesanti e più grandi di quelli degli Sherman. Thank you.
Stavo guardando alla mia sinistra. Vedi un carro armato in quella direzione e poi, tutto a un tratto, esplose in una massa di fuoco. E ricordo molto bene un membro dell'equipaggio sulla torretta che saltò o cadde giù, avvolto dalle fiamme. Attraverso il periscopio vedevo i veicoli rallentare. Quello accanto al mio all'improvviso riduceva la velocità e scompariva. Le nostre perdite furono considerevoli. Certo, era ovvio che le cose non stavano andando bene come ci aspettavamo. Sembrava che pennacchi di fumo si alzassero dall'orizzonte. Ovunque arrivasse la vista, c'era qualcosa che bruciava. Avevamo proseguito per 5 o 6 chilometri e ci ritrovammo dritti in quel prato. A James Donovan e al suo equipaggio viene ordinato di attendere i carri armati di supporto che dovrebbero giungere da sinistra. Eravamo fermi lì e aspettammo per almeno 2 ore, chiedendoci dove fossero. Non sapevamo cosa stava succedendo, ma visto che era tutto tranquillo, non eravamo preoccupati. Mentre guardavo dal periscopio, vidi 2 carri armati muoversi a circa 100 metri da noi. Ne vedevo solo la parte superiore, perché avanzavano da dietro una siepe. Uno dei loro comandanti si stava pettinando i capelli. Erano capelli biondi, molto belli. Eravamo talmente vicini che potevo vedere bene anche il colore dei capelli. Solo quando si chinò in avanti e indossò il berretto, capii che era tedesco. Devono averci visto proprio in quel momento. Dopo pochi secondi, il primo carro tedesco irruppe dalla siepe. Il nostro puntatore lo teneva di mira mentre facevamo retromarcia. Quando sparò, vidi il proiettile tracciante uscire dal carro armato e schizzare verso il cielo. Allora mi chiesi quante speranze avessimo con quel carro. La torretta del Panzer si girò e si allineò con noi. E bang, ecco fatto. Ci fu un terribile rumore, ma era difficile capire che cosa voleva dire. Poi arrivò l'ordine di saltare tutti giù. Noi due che stavamo nella parte frontale passammo dal portello di sicurezza in basso. Gli altri uscirono dalla torretta. Il comandante disse di correre e di allontanarsi per cercare riparo. Allora raggiungemmo un campo di grano e ci gettammo là in mezzo per salvare la pelle. Numerosi squadroni di Sherman inglesi vengono quasi spazzati via. A sera si calcolano i danni subiti. Mi arrampicai fuori dalla torretta e, stando in piedi, vidi 9 carri armati. Non ci potevo credere. Normalmente la mattina al risveglio ce n'erano invece qualcosa come 50, 55. Con l'arrivo di altre 2 divisioni corazzate inglesi, però, la semplice forza dei numeri mette gli Sherman in condizione di conquistare molti obiettivi. Il rivolo di prigionieri tedeschi catturati diventa un fiume. Questi uomini distrutti vengono da una delle migliori unità dell'esercito tedesco. Qualche vittoria è stata ottenuta,
ma si è ben lontani dal contrattacco sperato. Nell'ultima settimana del luglio 1944, la prima armata americana ha gli uomini e i materiali pronti e in posizione per il contrattacco. Il 25 luglio viene lanciata una nuova offensiva americana, l'Operazione Cobra. Ci dissero che era in corso una grande offensiva e di prepararci a partire. L'avanzata stava cominciando. Numerose truppe americane attaccano le forze tedesche ormai indebolite. La fanteria del VII Corpo conduce l'offensiva. Più tardi, quello stesso giorno, gli Sherman ricevono l'ordine di attaccare. I tedeschi resistono per un paio di giorni, ma non riescono a tenere testa alle schiaccianti forze americane. Sorpresi dalla rapidità dell'avanzata, i tedeschi iniziano ad arrendersi in numero sempre maggiore. Grazie ai vecchi ostacoli trovati in spiaggia e saldati sulla parte anteriore dei carri armati, gli Sherman ora hanno una nuova arma. Andammo in spiaggia e prendemmo quello che galleggiava in acqua. Lo tagliammo e lo usammo come materiale per fare delle specie di grosse forchette da mettere sul davanti del carro armato per sradicare più facilmente le siepi. Un veicolo era così in grado di colpire una siepe e passarle attraverso a una velocità di circa 8 o 16 km orari. Si portava via tutto, arbusti e cespugli. Era un sistema molto efficace. Gli americani giungono finalmente in un'ampia area sgombra, in cui gli Sherman possono essere impiegati vantaggiosamente. Una bella sensazione liberarsi di quelle siepi, trovarsi di nuovo all'aperto, dove poter fare le manovre anche con i carri armati e rivedere uno spazio ampio, libero. La velocità dell'avanzata aumenta. Ci siamo scatenati, grida un comandante americano. Alla fine di luglio il generale Patton è nominato comandante della terza armata statunitense. La sua missione? Condurre la controffensiva a Occidente. Instillò nelle truppe, con tutta la sua durezza, la convinzione che potevamo riuscire a fare tutto. George Patton, noto come il generale d'acciaio, si è guadagnato la reputazione di comandante aggressivo in Nord Africa e in Sicilia. Ha l'inesorabile capacità di spingere al limite i propri uomini. Lo rispettavamo, ma pretendeva il massimo dai suoi uomini. Nel giro di pochi giorni, gli uomini di Patton raggiungono la Bretagna. La sua teoria era che il nemico era esausto esattamente come noi e probabilmente anche più spaventato, perché stava fuggendo. Aveva capito che una volta fatto perdere l'equilibrio al nemico, era come un lottatore atterrato che supplica per il colpo finale. Mentre la controffensiva dalla Normandia acquista velocità, una per una le città francesi cadono in mano degli alleati. Saint-Malo, Rennes, poi a est, Le Mans e Parigi. Continuavamo a conquistare tante di quelle città durante la controffensiva che non riesco nemmeno a ricordarmele tutte. La terza armata di Patton avanza impetuosa, senza incontrare quasi alcuna resistenza,
e le colonne di carri armati Sherman avanzano ogni giorno per svariati chilometri. La sua strategia consisteva nell'irrompere tra il nemico, chiunque fosse, aggirarlo e fare il finimondo nell'entroterra. La popolazione locale esce allo scoperto per accogliere gli eroici conquistatori americani e inglesi. Le persone ci festeggiavano. In qualunque città o villaggio entrassimo, lanciavano fiori, ci offrivano il cognac, se ne avevano. Naturalmente noi accettavamo. A volte non riuscivamo a muoverci con le strade invase dalle persone felici di essere state finalmente liberate. Un paio di ragazze vennero da noi, ci baciarono e poi ci misero dei fiori attorno al collo. Ci accolsero come dei veri eroi. Penso che per loro lo fossimo veramente. Finalmente, tutto procede bene per gli alleati. I tedeschi, però, hanno un'ultima carta da giocare. Il feldmaresciallo Gunther von Kluge riferisce che qui è un manicomio. Qualcuno deve dire al Führer che se gli americani riescono a passare, saranno fuori pericolo. Hitler interviene personalmente per ordinare a 5 colonne corazzate di spostarsi da Caen per un contrattacco volto a dividere in due l'esercito alleato. L'operazione inizia nella notte del 6 agosto. Segue una dura battaglia. Tuttavia, la linea americana resiste fino all'arrivo dei rinforzi. Con la linea tedesca ora pericolosamente esposta, Eisenhower ordina a Patton di dirigersi a est e avanzare verso i fiumi Loira e Senna, dietro le retrovie dei mezzi corazzati tedeschi, ancora bloccati a sud di Caen. Eisenhower ordina poi a Montgomery di attaccare Falaise dall'area a sud di Caen. Ormai circondato, l'intero esercito tedesco in Normandia ha solo una via di fuga a est per sfuggire alla morsa alleata. I tedeschi possono muoversi solo di notte per evitare attacchi ripetuti da parte delle forze aeree alleate. Gli alleati hanno intrappolato 19 divisioni tedesche nella sacca di Falaise. I tedeschi iniziano a sgombrare nella notte del 16 agosto. Nonostante il bombardamento continuo, riescono a far uscire tra i 20 e i 40.000 soldati. Nei giorni seguenti, i soldati inglesi, canadesi, polacchi e americani stringono l'accerchiamento. Vengono fatti prigionieri 50.000 tedeschi. Viene abbandonata la maggior parte dei panzer e dei mezzi meccanizzati. Quando gli alleati chiudono il varco, nella sacca di Falaise avviene un'atroce carneficina. È difficile da descrivere. Orribile. Ampi tratti di strade e campi bloccati, ricoperti da veicoli capovolti, cavalli morti, cadaveri. Un'autentica strage. Ogni cosa era rivolta verso una sola direzione, a est. Erano rimasti solo il silenzio e la morte. I tedeschi avevano molte attrezzature trainate da cavalli, come artiglieria e altro.
Ma non ho mai visto in vita mia un simile numero di cavalli morti. L'odore era indescrivibile. Restano uccisi 10.000 tedeschi. Von Kluge, il generale tedesco, scrive una lettera a Hitler dicendo che la guerra è ormai persa. Poi si suicida con una capsula di cianuro di potassio. Capimmo che l'esercito tedesco in Francia aveva di fatto cessato di esistere. Penso che quello fu l'inizio della fine dell'occupazione tedesca. La storia della controffensiva in Normandia non finisce qui, però. Il generale Patton attraversa la Senna e si apre un varco per Parigi. Con l'esercito americano che avanza dal nord della Francia, i tedeschi affrontano la disfatta totale. Il 25 agosto 1944, il distaccamento tedesco di Parigi si arrende. Il suo comandante ignora l'ordine di Hitler di distruggere la città prima. Con un gesto nobile, gli americani lasciano che siano i soldati francesi a liberare la loro stessa capitale. La parata dei vincitori a Parigi segna un immenso, vero trionfo. La battaglia di Normandia fu decisiva per la guerra sul fronte occidentale, e lo fu altrettanto per la guerra in genere. Circa 250.000 tedeschi furono uccisi o catturati in Normandia, ma questo dato va contestualizzato. Nello stesso periodo, altri 200.000 tedeschi furono uccisi o catturati a est dai russi, che avevano distrutto i loro gruppi d'armata sul fronte orientale. Questi eventi sarebbero già stati gravi singolarmente, ma insieme misero l'esercito tedesco sotto una pressione insostenibile. È la vittoria degli uomini al fronte e del processo produttivo in patria. Nonostante i loro difetti, sono stati prodotti abbastanza Sherman da poter vincere. Penso fossimo tutti riconoscenti per gli Sherman. Ne erano stati costruiti talmente tanti e solo il cielo sa cosa avremmo fatto senza. Beh, non abbiamo di meglio che i carri armati Sherman, ma sono americani. E con gli Sherman faremo quello che dobbiamo fare. Sapevamo di avere l'arsenale della democrazia. L'orgoglio che noi americani ce l'avevamo fatta. Eravamo stati capaci di costruirli, erano ottimi carri armati e ci avevano aiutato a vincere la guerra. Era una bella sensazione. Il carro armato Sherman ha guidato la controffensiva vittoriosa che ha schiacciato l'esercito tedesco a ovest. Ora è aperta la via per l'assalto contro la Germania stessa.